Buongiorno a tutti. Io direi che è proprio il caso di fare un banana bread perché queste banane non ne possono più. Grammi di zucchero a cui aggiungo 3 uova e sbatto tutto insieme. ml di olio di semi, 175 g di yogurt, 'Momento di consumare queste 3 banane un po' marce. In realtà io di solito ne metto 2, qui però ne ho 3 e quindi ne metterò 3, ma lo stesso, sono 3 piccoline. Le schiaccio. Deve venire una bottiglia come questa. Aggiungo le banane schiacciate al mio impasto e mescolo. Ok, è il momento di mettere le farine. 200 g di farina a cui aggiungo una bustina di lievito, un pochino di cannella e un pochino di vaniglia. Se volete usare una farina senza glutine, mettete 200 g di farina senza glutine. Poi io aggiungo anche un cucchiaio di farina di grano saraceno e un cucchiaio di farina di ceci per renderla un po' più scura. Se no, 200 g di farina normale. Naturalmente anche un pizzico di sale. Unisco il tutto al mio impasto di uova. Per arricchire l'impasto, se vi piace, potete mettere un po' di frutta secca. Io qui ho 90 g di nocciole tritate in maniera abbastanza grossolana. Carta forno e verso l'impasto. Forno 180 gradi per 30-35 minuti. È proprio bellissimo, sono molto fiera. Eleonora mi ha appena detto che voleva il banana bread con il cioccolato, doveva dirmelo prima. Potete aggiungere 50-60 g di cioccolato tagliato a pezzettini. Oppure, se invece di 60 g di zucchero mettete 100 g di zucchero, invece di venirvi una sorta di pane in cassetta che poi si può spalmare con la marmellata, si può tostare, diventa proprio più un dolce, ok? Adesso facciamo la glassa. Con lo zucchero a velo ne metterò tipo 2 cucchiai circa, come se fosse così, e ci spremo insieme dentro del limone, tanto da creare una sorta di cremina. Che oltre a un'estetica dà anche un gusto leggermente agrumato che a me piace. Questo è uno zucchero a velo di canna, purtroppo, quindi l'ho comprato per sbaglio. Rimane un po' più scuro, ma più o meno l'effetto è lo stesso. Ok, è ancora un po' bollente, ma lo taglio lo stesso per farvelo vedere. Super bollente.
Banana bread con o senza glutine, con 60 grammi di zucchero rimane più proprio un banana bread, un pane, con 100 grammi di zucchero rimane più un dolce. A me piace in tutti e due i modi, spero che piaccia anche a voi per la merenda e per la colazione. Alla prossima ricetta.